Ciao ragazze, eccomi qui per un nuovo video sul progetto smaltimento prodotti in collaborazione con la mia adorata Cristina. Un bacione Cristina, vi lascio qui sotto il link al suo canale, andate a vedere il suo video, sono curiosissima e cominciamo subito. Ho finito qualcosina, sono soddisfatta, ho tutto qui scritto con me. Allora, cominciamo subito, ho terminato perché ora vi farò vedere. Allora, dentro questo pottino io avevo praticamente messo una terra delle cipre. Allora, è arrivato a metà, quindi direi, dato che è rimasta la parte un pochettino più chiara, direi di poter dire che ho terminato finalmente. Non so se ve lo ricordate, era nei primi video che ho fatto, quindi cioè, vi dico che veramente più di un anno. Era un duo, c'era cioè da un lato una cipria e da un lato una terra, questo è enorme perché non si sa neanche più la quantità perché è tutto andato via. Comunque ho finito questa terra cipria, finalmente me la sono levata da davanti, è enorme, non so neanche più quanto ne conteneva e sinceramente non so neanche più la marca perché qua è tutto cancellato, è andato via. Comunque l'ho finita, sono fiera perché io una terra, diciamo cipria, comunque era un pochettino più scura, non l'ho mai terminata e inserendola insieme a un'altra cipria sono riuscita a terminarla e sono fiera ragazzi, fiera, fiera, fiera. Ho terminato questo mascara top coat della Kiko, questo qui che conoscete benissimo tutte, è fatto in questo modo, diciamo alla la parte estrema tutta bella pucciaccosa, in questo modo terminato. A me è piaciuto molto e mi è durato tantissimo, però comunque non andrò a ricomprarlo perché odio mettere 10.000 mascara, già così ne metto due di mio. E questo qua sarebbe stato il terzo, quindi no, no, non lo vado a ricomprare solo per quel motivo, anche perché ne ho altri un pochettino fatti così e vorrei levarmene un po' da davanti. Ho terminato anche questo correttore dell'Avon, della linea Clear Skin. Questo qui aveva un paio di 12 mesi, ma non so più dirvi la quantità, anche perché non c'è scritto giustamente. Questo qui era un correttore, prevalentemente lo si utilizzava per i brufoli, ma io non mi dispiaceva usato nel contorno occhi, non mi seccava il contorno occhi, mi piaceva tantissimo e l'ho terminato fino all'ultima goccia. Ora il pack è completamente cambiato, è diverso, ce l'ho già nel nuovo pack, però lo lascio da parte perché è nuovo. Ho terminato sempre per quanto riguarda altri prodottini, ancora tre prodottini. Questi due gloss, non so come metterlo, di questa palettina e l'altro è come stanno andando i colori. Questi due gloss terminati, non ce n'erano tantissimi nella mia palettina automatica che io continuo ad avere con me e sta andando avanti, ragazze, sta andando avanti, ne sono contenta. E là il nero, altri due colori, il bianco, ci siamo, ci siamo. Terminati, ma la quantità era veramente minima. Ho terminato di questa palettina l'arancione che era messo qui, l'ho ricompattato schiacciandolo, l'ho utilizzato, scusate, sia come ombretto che come lasciamo stare la mia tosse. Comunque dicevo, l'ho utilizzato sia come ombretto che come blush insieme all'altro che ho e mi è piaciuto. È finita questo, anche quest'altro colore, ora puntiamo su questi due. Questo è quanto rimane degli altri. Andiamo avanti. Questo bianco non l'ho utilizzato perché sto puntando su altri bianchi. Questo di Bottega Verde, quindi mettiamolo via. Questa terra l'ho utilizzata un pochettino, ma poco perché mi sto buttando più su quel bel pacioccone che ho da terminare. Quindi questa è rimasta un po', diciamo, messa da parte. Questo trio non l'ho praticamente utilizzato, questo trio, questa palettina non l'ho praticamente utilizzata, anche perché mi sto appunto puntando su altro e ogni tanto utilizzo qualcos'altro oltre al progetto, ecco. Poi, finalmente ragazze, qua mettiamo a posto, non so ragazzi, non so se anche voi siete fissati così come me per l'ordine. Comunque ho bucato finalmente questo bellissimo blush. Bellissimo per modo di dire, comunque sono riuscita a bucarlo. Ora lo sto utilizzando un po' in combo con questo qua perché sennò non mi va più via. E questo è quello che rimane degli altri ombrettini. Non ho finito nulla di questa palettina, se non erro.
No, di questa palettina no, perché ogni tanto mi devo segnare cosa finisco quando sono palettina, perché se no vado a dimenticarmene. Scusate se continuo a fare ancora un po' di tosse, ma io sono sempre acciaccata. Comunque, come potete vedere, sta comunque proseguendo bene. Poi, questo fondo, ragazze, è così, non si buca, però io riesco a vedere il fondo della cialda, ma anche se io lo prendo con la spugnetta, si buca un pochettino il fondo, ma poi cosa succede, ragazze? Basta che utilizzo il pennello e via, non si vede più di nuovo il fondo. Comunque ce n'è veramente tanto ancora. Ora qua non mi ricordo più la quantità. Essendo poi comunque un po' più scuro della mia carnagione, molto più scuro della mia carnagione, me ne basta veramente poco e poi con quel po' vado a mettere su tutto il viso. Poi ho utilizzato un pochetto questa palettina, ma ogni tanto, come vedete, perde dei pezzi. Purtroppo non è molto stabile, difatti ora vediamo come mantenerla. Non ho utilizzato questo qua per nulla, non mi va proprio di utilizzare questi prodotti così, ragazze. L'ho messo nel progetto sperando di utilizzarlo, ma nisba, per il momento nulla. Ho utilizzato qualche volta, e vediamo se riesco ad aprirlo, ma giustamente quando bisogna aprire qualcosa non si riesce mai. Questo qua l'ho utilizzato qualche volta, non mi dispiace. E poi, ragazze, sto utilizzando finalmente l'illuminante, come potete vedere, e anche gli altri due, il verde è quasi finito, il viola anche, ma non sto più utilizzando molto questo correttore, lo utilizzo solo per le imperfezioni. E questa borsettina rossa è finita. Poi, andiamo avanti. Ho bucato un ombretto di questa palettina dell'H&M, questo qui che io adoro tantissimo, ho utilizzato anche il rosa, il viola un pochettino meno, questo qui lo adoro tantissimo, oggi ho realizzato anche questo make-up, mi piace per tutti i giorni, non è male, quindi andiamo avanti. Questa palettina non l'ho utilizzata per nulla, ho utilizzato diverse volte questo ombrettino invece, non è male, ma comunque ce l'ho lì da tanti anni. Non ho utilizzato neanche questa palettina perché non riesco a utilizzare tutti gli ombretti, però li sto comunque facendo girare un po'. Ho utilizzato diverse volte questo rossetto, ma non so se si vede il suo uso, comunque l'ho utilizzato, non è male, non mi dispiace, diciamo, lo tengo spesso anche in borsetta, questo gloss è quello che ho ora sopra e non mi dispiace per nulla, ve l'ho già detto una volta, non è per nulla male. Ho utilizzato un po' meno questo rossetto perché appunto mi sono anche messa a utilizzare altri prodotti al di fuori del progetto e sto puntando ora su questo qui, questo insieme di, vedete, sto cercando di arrivare verso il fondino, sto allargando i buchetti, ma vabbè, non ho utilizzato per nulla neanche questi due prodotti. Ragazzi, questo qua io mi sa che lo tengo ancora un mese, ma lo andrò a cestinare perché non lo uso così, quindi vediamo se in questo mese lo uso, se no lo vedrete nei prodotti che vado a eliminare perché è inutile tenerlo lì, è un anno che ci sto dietro, magari posso utilizzare, comunque devo utilizzare altri prodotti. E questo qui è l'ultimo che non l'ho utilizzato forse una volta il bianco, ma no. E in tutto ciò, qua voglio inserirvi altri prodottini. Voglio inserirvi questo mi è stato omaggiato tantissimo tempo fa, della Rila Steel, dei correttori. Qualcosa l'ho finito, come potete vedere, due sono già finiti, me ne mancano questi tre. Li sto utilizzando tantissimo ultimamente, non erano nel progetto e voglio terminarli, quindi li inserisco nel progetto. Voglio inserire nel progetto anche questi tre. Ve li ricordate se erano nel video del decluttering dei miei rossetti e gloss? Questo qui è di Avon e questo colore qua è un marroncino. Non è male, neanche lui, è tutto un po' sbrilluccicoso. Poi questo qui che non so se riuscirò mai ad utilizzarlo, ne è rimasto poco, ora vediamo anche come illuminante.
perché non è male come illuminante, l'ho già provato una volta. E poi questo rossetto della Sant'Angelica che mi è sempre piaciuto, questo qui è il numero 01, rossetto idroreflex, questa roba qui che è scritta qua in questo modo. Comunque vediamo come andrà a finire, inseriamo questi nuovi prodottini nel progetto e ci diamo appuntamento al prossimo mese. Scrivetemi qui sotto che cosa avete terminato, che cosa volete terminare, chi di voi sta facendo un progetto, ha cominciato a registrare appunto video sul progetto. Scommentatemelo qui sotto perché io adoro questi video, mi piace vederli, mi piace vedere proprio le ciondine che si bucano, che si consumano, prodotti comunque che vengono utilizzati sia perché non piacciono sia perché invece li adoriamo e quindi comunque li finiamo costantemente. Mando un bacione a Cristina e a tutte voi. Ciao ragazzi!